Signore e signore, buonasera. Siamo arrivati già a metà strada della terza serie di Bicanto, Bicunto e Birracconto. Sempre ospitate dalla nostra carissima e affezionata Telenova al completo. E per questa sera, come sempre, iniziamo con un brano suonato e arrangiato dal maestro Pippo Cerruto, un brano degli anni 60. Il titolo è Per chi piangere. Il musicista e il cantante si chiamava, o si chiama, Franco Bastelli. Era un bravissimo musicista e un bravo cantante. A voi Pippo Cerruto, che aprirà il nostro programma dello spettacolo. Insomma, Peppuccio ci delizia sempre di cose nuove, di novità,
e anche questa è stata molto bella. Grazie veramente, Pippo, del tuo impegno, come tutti d'altronde. E diamo subito inizio a questa quinta puntata della terza serie con le tanto ma tanto attese espressioni del passato, che tanto stanno piacendo e a me fa piacere moltissimo. La prima espressione del passato si chiama «Finiu o tiempo che betta filava». Una frase che ripetiamo, caro mio, oggi ancora come se niente fosse. Che cosa vuole dire? Stava a indicare che era finito il tempo dei sogni, delle aspirazioni, delle chimere. Perché questa frase deriva, come è molto facile intuire, da una certa betta che non faceva altro che filava, filava, filava e sempre filava. All'ultimo ci ungiarono le cosiddette scille in italiano e disse ora basta, finiu che betta filava. Ai tempi di oggi che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire tu ancora continui questo discorso, ma che fa, vuoi capire o non vuoi capire che finiu con il tempo che betta filava? Nel senso di dire ora basta. Ecco, la prima espressione del passato. Ora, la seconda è fra tricchi e baracchi, tra tricchi e baracchi. Si dice, rimpiangendo il tempo perduto, quando uno aveva mille cose da fare, tante e tante cose, ma come finiva? Che finiva tricchi e baracchi. Però, nonostante tutte queste difficoltà, si va avanti lo stesso. Questo tricchi e baracchi deriva dal famoso, diciamo, strumento musicale napoletano del trick e baracca. Ma anche se ci sono delle difficoltà, questo vuole significare, si va avanti lo stesso. Questa altra espressione del passato, origine fosse magari i piccerini, ne forniamo lecca e la mecca. Frase che vuole indicare ha mai girato rimposta all'altro, ha mai stato a Torino, a Milano, in Jugoslavia, in America, a Hong Kong, a tutte bande, ha mai forniato lecca e la mecca. Per questo, diciamo, espressione del passato, ci sono due piccole tesi. Una deriva dallo spagnolo, ir de la cieca alla meca, che vuol dire appunto correre da un posto all'altro, o anche riferita all'arabo lihacca val mecca, che vuol dire di qua alla Mecca. Perciò potremmo girare tutto il mondo, ha affondato lecca la Mecca, caro Peppino, sai tu quando te l'hai girato. Ora quest'altra mi fa molto, molto simpatia perché è una cosa troppo carina. E fottiemmo puro chisto, fatto realmente successo a Ibla nel 1848-50 circa, si consumava un rito appena scoccava a mezzanotte o 31, cioè la notte di Capodanno, la piazza di San Giorgio a Ibla, da un'antica casa nobiliare, si affacciava un vecchio Don Peppino, conosciuto perché era un uomo simpaticissimo, di buon umore, faceva ridere, e gettava voce a mezzanotte in punto. Gaudenzia! Gaudenzia! Subito, immediatamente, Erurice è venuto dal balcone del palazzo di fronte, s'affacciava questa signora Gaudenzia, che non era altro che la sorella di questo Don Peppino, ed era della classe 1850. E allora ci dice, casugno, casugno, Peppino, come a fare? Gaudenzia, Gaudenzia! Fottiemmo pure a Cristo, si riferiva all'anno passato, pigliavano un bicchiere da un balcone all'altro, facevano un brindisi. Vedete che belle cose, piene di amore e piene di sentimento che si facevano una volta.
E finiamo con una espressione del passato, per meglio dire, con un fattarello pure che è successo realmente sempre a Ibla ed è conosciuto da tutti. La frase, l'espressione del passato è a cacare i pruna rodettore zacco. Ora vi dico che cosa era la storiella. C'era questo bravissimo medico, dottore Zacco, che oltre a essere un bravo medico, aveva l'hobby, proprio aveva la passione di coltivare se un ortigino. E lo curava nei minimi particolari, curava tutti i piante, lo aveva foglie secche, abbeverava, insomma, quando era da abbeverare, ma soprattutto ci palpitava il cuore perché avevo una maccia, ma una maccia ripruna stupenda, bellissima, una cosa meravigliosa. E allora questa maccia ripruna aveva, diciamo, un vizietto, sta maccia, che a metà mettiamo congiono ora e a metà congiono dopo 15 giorni. E li curavi, quando fa ora di cogliere la prima metà, che erano già pronte per mangiarle, diceva Romani e Coglio, un gran figlio di buttazza, come si suol dire, ci saudava notte e notte, e se ci fottio tutte le pruna la mezza maccia già bella e cugiuta, se mangiavo tutte sarretea, ho detto la mattina arruavo contente che vi accogliere i pruna, appena viste, mamma mia, io ne so i pruna, disgraziato, qualcuno saudava, ma c'è un ciappo e ce la faccio per io, anzi, usaccio che ora si frega e si futta magari all'altra mezza, ora io sto io. In ogni pruno dei mezzi che arrestarlo, io non ero dottore, ci confondavo una piccola medicina a siringa che faceva venere a sciotta, a diarrea, a cacareta faceva venere. Tutti i pruna i fece così, dopo che concierro. Chi non dà che già si aveva fregato i primi mezzi, saudavo notte e notte e si mangiavo tutto l'altro dietro le prune. Poi, che noi siamo in ospedale a lavorare, le notte e notte ci l'olore di panza un picciotto che via sciotta che non poteva stare, e raggiunto un zoppillo, 20 volte ci aveva aiutato una notte. C'era il dottore Zacco al pronto soccorso, oh figlio bello, e chi è che... Chi è che ti mangiaste che c'è tutto sto sciotto, tutto sto danno? Chi è che ti mangiaste? Ma che peccato ti sei mangiato pruna? Ho picciotto con tutto l'olore. Mi mangiai. Ma tu chi so che ho? Sai che erano i pruna rodettore Zacco? Io lo sai che ti dico, a cagare tutti i pruna rodettore Zacco. E ta sangue disgraziato. Ed è finita con questa storiella simpatica, realmente successo. Continuiamo, come ho fatto in questa terza serie, con una canzone famosa, Amore Amore di Otello Profazio, e leggerò il testo, che sono, ho ripetuto e lo ripeto perché ne vale la pena, sono vere e proprie poesie. Amori, amori, ma chi mi ha fatto fare? E mi ha fatto fare una grande pazzia. O Padre Nuoso mi ha fatto scordare e magari a meglio partire l'Ave Maria. E ogni te vire e biro, io t'hai amato tanto, ma tanto. Pare che mi faciste la magia. Cresciste come l'erba o campo. Cresciste bene, bene, pamara mia. Prima era io, ama casa, come un santo, proprio come un santo. Pensiera nella testa, non ne via. Ora, picciotta, tu mi portaste a tanto. Da nura muoro se non viro a tia. E vieni attorno a tia come la nebbia, come lo cacciatore con la quaglia. Guarda sto cuore come si assottiglia, come fierro filato
e la tenaglia. Questa era una bellissima, ed è una bellissima canzone di Otello Profazio. Finisco questo al solito mio primo intervento poetico con una poesia abbastanza seria, abbastanza simpatica, diciamo la verità, comica. E comunque per sempre tutte le poesie mi accompagna sempre l'amico Pippo Ceruto con la sua bellissima musica di sottofondo. Chi stai a doppio senso? Ma è una cosa simpaticissima. Non pensato male però, solo chiesto, dico, non pensato male. A prima volta, che io l'assaggiai, mi passero a ruare all'altro mondo, raccosse bello, ma raccosse bello che ci tornai, accigignato, ruro, lungo e tonno. Non c'era vera e propria meraviglia. Pur io regia prima, ma che sta mia, sta cosa mi fa schifo. Lontano le rite stai 4 miglia. Ma un giorno poi si fecero i fico e io la stava forniando un tale mano e mi disse: se tu vuoi provare, tanticcia solo, non ti dico tutto tutto, non ti dico tutto, tanticcia solo. E dopo tu mi dici, che vuoi fare? Avia propria ragione, o pasticciere a cada pensato, avia propria ragione, o pasticciere, o gusto so, la vita ti conotta e arriva fino all'ugna dei piedi, cannuolo siciliano, carecotta. D'altronde i canali siciliani sono famosi in tutto il mondo, ci mancasse altro. Bene, finito questo mio primo intervento della quinta puntata, chiamo come sempre il grandissimo Angelo Tidona. Ciao Angelino, sempre benvenuto, è un piacere averti sempre. Ora, Angelo ci porta, perché ne ha portato in Brasile, a Napoli, a Roma, Angelo, stavolta ne andiamo in Francia, con Sotto il cielo di Parigi, e Maria, Angelo, la giota veniva da l'uovo, a demenne l'uovo, ora Lupin, che viene Lupin? Ma pace veniva Lupin, Angelo, va, Sotto il cielo di Parigi e Lupin, due bellissime brani francesi, e poi concluderà questo primo intervento con un bellissimo, stupendo, meraviglioso tango. Donde estas corazón? A voi, Angelon. Thank you.
caro Angela, ma tu con questa fisarmonica magia, questa dove sei, mio amore, che non palpita, me lo ricordavo. 60-70. Però, Angelo, veramente con la tua fisarmonica, io non è più uno scherzo, ma insomma scherziamo perché mi piace badare. Ma tu ci dai con la tua bravura, nipote in Francia, nipote in Spagna, ora nipote sta a Parigi, con sto tango ha ballato pure i tavolini, figlio mio. Una volta mi disse uno che facciamo una serata, caricillo maestro di donna, che una nota, una può sbagliare. Vai Angelo, ci vediamo fra breve. Ah, belli, i tavolini solo hanno ballato. Ora è arrivato anche il momento e lo spazio, molto importante, ma molto importante, del nostro grande Ciccio Schembere. Ciccio Schembere stasera pensavo ho ranato, ed è una storia bellissima, come tutte le altre che ha raccontato. Pincuoccio riranato, a voi il grande Ciccio Schembere. Buonasera, stasera propongo un conto che si chiama Pincuoccio riranato. Seconda che c'era un borghese, uno quei soldi, che aveva fatto i soldi, stava bene. Non era nobile, però stava bene assai. E aveva una figlia, femmina, una bella picciotta. E sta picciotta aveva riconosciuto, più figurata, come una figlia femmina, come si dice. Aveva mandato un tesorello, aveva riconosciuto. E sta picciotta era una picciotta che era precisa, perché era un tesorello. Ci hanno insegnato che era a essere precisa, era precisa. E tutte cose era sempre precisa. E sempre era importante, era sempre una, perché ci hanno insegnato i sorelle precisa. Allora, insomma, il tempo passato, arrivava all'età per fare il matrimonio. E allora io dicevo, per marito, voglio un marito che sia ricco, bello e soprattutto essere preciso. Allora, preciso, perché io sogno preciso, che mi insegnarono che sogno preciso, e voglio un marito che sia preciso, magari io. E allora c'era il suo padre a fare un bando per cercare a fare la prova per vedere che questo mio marito essere preciso. Per quanto riguarda, diciamo, la ricchezza, si affidava al padre, alla valutazione, ma per quanto riguarda la bellezza e la precisione, soprattutto, aveva giudicare io. E allora che fece? Sa presentare a niente, i picciotti sapevano che questa era una bella picciotta, poi era magari ricca, e si è cominciato a rappresentare. E io ci faceva questa prova. La prova consisteva in questo, che invitava a pranzo, invitava, e io la prova era che chi lo aveva a mangiare e senza fare carne, una mordica, né manco una macchia, niente, tutto doveva essere preciso. Pariva una cosa facile. Fatto sta che andando, non lo saperava a provare la prova, perché sempre capitava che scappava con qualche mordica, con qualche macchia, eccetera, e quindi si rinviava la prova. Insomma, mentre si venne a sapere in giro che chi sta via sto carattere, e perciò non se ne presentava ciò. E un padre meschino si risperava, diceva, si chiama Arresta, Zetella, qua. Ma comunque Ida non si convinceva, perché Ida sempre era convinta, perché Ida era precisa, perché ci aveva insegnato che era precisa, che Ida aveva a fare sempre la precisa, e Ida era precisa, perché era importante che essere precisa. E insomma, passavo, quando si è passato, e una mattina si presentava un bello picciotto, con un bello cavallo, vestito bene, insomma, che era ricco. O padre meschino si raccomandava al Signore e a tutti i santi, dice, speriamo che questa sia la volta buona. E per davvero questo picciotto che era anche bene, e era magari un guitto che era bene, si cominciava a piacere, dice, quasi quasi, che, ma dice, però siccome io sogno preciso, sempre la prova a fare, perché io sogno preciso, e allora ci fece fare la prova. E questo mangiava tutto perfetto, senza carne, una mordica, senza manco una macchia, tutto preciso. Il padre meschino già era contento, dice, te le cavo da buono. Mentre alla fine, chi lo veniva a mangiare, io poi ci portavo un ranato. Se l'ultima cosa, c'è cioè mangiare questo ranato. E questo ranato, chi lo corava un ranato, c'è di accarino, un goccio di ranato in terra. E quindi la prova non la posso superare, manco io.
E allora, meschino, era precisa, perché magari ci dispiaceva Rina, perché quasi quasi si aveva un poco invaghita, però Rina, siccome era precisa, per colpa loro, qua ci sono nato, pazzia, niente. E che lo sentivo? Sentivo, cominciarono a passare i giorni, le settimane, i mesi, non si appresentava nulla. E allora, che succedeva? Succedeva che una mattina si appresentava uno tutto brutto, faceva un gravunaro, quindi bifurato, era tutto vicino renivoro, vicino renurdo, con tutte le robe sciazzate. Come corporatura non era poi tanta mala, ma però lurdo, tutto nevro, e si appresentava per fare la prova. Insomma, arrestarlo un poco così. Poi il padre ci disse, figlia mia, tanto c'è per i soldi, non devi dare pena, c'è tanto i soldi là. Dice, poi, come corporatura non era male, però era tutto lurdo, nero. Dice, vabbè, pazienza, facciamoci fare la prova. E allora cominciava a chiedere, mangiava un reciso senza una briciola, senza niente, senza una mordica, senza una macchia. Insomma, alla fine ci presentava attorno a Renato, che non era più Renato, preciso, non scappava niente. Insomma, preciso. Preciso, e siccome era preciso, e con tutto che insomma da lì ci faceva impressione, questo tutto nero, gravonaro, questo sciccarino tendo tinto, era preciso, e se l'ha per sposare. E si sposarono, fiorato, fecero un matrimonio senza tante feste, lo fecero la mattina senza niente a nulla, si sposarono e partirono. E le robe che chiedo suo padre ci rese della caccia, ha messo sullo sciccarino, e io a peso il sciccarino l'avanza, e io con suo marito ci cavano a peso. E mi schiena faceva, dice, per un cucciolo Renato, per sul re, magari a gruna, e che non ci faceva, e io sogno Peppe, sogno donna innamorato, e perciò è stato zitto e camminava. E che non ci camminava, che era, ci pareva brutto, dice, da lei, dice, per un cucciolo Renato, per sul re, magari a gruna. Cammina, cammina, arrivarono dal paese, non era questo, c'era un bello palazzo, a due piani, auto, bello, però che non fece trasere di una specie di musino, tinto, tinto, con di ragnone c'era un letto, e di ragnone c'era un scecco, meschina come trasinare in cuore se ci fece un nico, come posso stare qua? E comunque, piano piano, c'è Pringo, c'era Renato, c'è Pesso Re, magari la corona, e che non ci faceva io, sogno Peppe, e sogno tuo marito, e perciò c'è da stare qua. Insomma, però, con passare il tempo, la picciotta cominciava a abituarsi a questa situazione, ha cominciato a provare rispetto per suo marito, ha cominciato a volerlo bene, diciamo così, e fino a quando restava magari incinta. E allora il marito, che era dopo tutto questo cosa, ci disse, dice, sogno soddisfatto dei miglioramenti che hai fatto, e ti devo dire che io dice, non sogno Peppe, sogno Vanni, che non lo cavano, che non lo cuocero Ronaro, e il palazzo è mio, e ora le romane mattina, le ore stesso, ne nascevamo in due stanze, e se nascevano da sopra. Dopo 9 mesi nasce un piccerino, bene, e io diventavo una buona moglie e magari una buona madre, per la felicità di tutti e magari per la nostra felicità. E stasera, con questo augurio, vi saluto. Ah, Cecciuzzo, e grazie pure a te, perché effettivamente una dei quattro pilastrini che formano il pilastro principale. Grazie, Ciccio. E richiamiamo ancora una volta l'amico Angelo. Prego, Angeluzzo, preparate la fisarmonica. Ora Angelo ci suonerà Che mi importa del mondo, una canzone stupenda, bellissima. Ma Rita Pavone, Che mi importa del mondo. Oh, ma subito dopo esaudirà Angelo una grande richiesta che me l'hanno chiesto, ma veramente me l'hanno chiesto diverse persone. Ditele al maestro De Dona che ne fa La vita è bella. Quindi di nuovo ci farà ascoltare La vita è bella subito dopo Che mi importa del mondo. A te, Angelo. Thank you.
ragazzi, io ti voglio dire un'ulteriore cosa. Ma mogliere mi dice sempre che suonate i brani a un certo livello sono sempre meglio che cantate. Ah, per ragione. Suonate a sto livello, anche che è una canzone di Rita Pavone, leggera, o La vita è bella, un capolavoro, ma suonate con la tua maestria diventa una cannonata. Grazie Angelo, grazie Angelino. Veramente è un piacere grandissimo averti con noi. Va bene, andiamo ora alla seconda parte del programma con i proverbi. Oh, iniziamo i proverbi che riguardano le discussioni. Ce n'è sempre discussione, Pieri Pieri, Sciarre, chi dall'altro. Però un proverbio ci insegna «Ene una follia contrastare con cui non puoi vincere né appattare». Ma certo, babbo così, che ti sciarri a fare a cucchino, che arruota a un certo punto e c'ho forte dia, è meglio che te zitti e buonanotte suonatore. Poi, certe volte, ci sono certune che si sciarriano con scrusciolo carretto, come diciamo noi altri, mamma mia, ma proprio cerco pelo nell'uovo, ci si può trovare pelo nell'uovo, no. E allora basta, finiscila. Quando i mulinari si sciarriano, fanno farina buona perché non si scornano tra le ride. Cane che abbaia non mozza. Non c'è più assurdo di quel che non vuole sentire. Se tu sei sordo, se tu sei sordo, io non ci sento. Questo per dire, ecco fai scandare, tu sei sordo e io non ci sento. Un proverbio riguarda anche la disoccupazione, purtroppo, che è la piaga, veramente la piaga dell'Italia. Per il momento ci sono ciossurci calattere, c'ho cani che conigli, c'ho persone che segne. Certo, perché non si può fare niente, disoccupazione, travaglio non ce n'è, soldi non ce ne sono manco. Ora parliamo del disprezzo. Esistono numerose espressioni dispregiative. Pippo, ora io faccio una domanda a Pippo, a Tia. Quando ti dico facci cantonera, Pippo, tu sai che significa facci cantonera? Mi fa, te lo dico io che significa. Facci cantonera, che la voglia che te ne dicono tanto, caro Peppino, ma è una faccia di cantonera che ce ne può dire, che sei altro. Come anche facci stagnata, c'è una faccia stagnata che è talmente fatta con stagno che te ne freghi di tutto. Poi, riguardo il disprezzo, c'è un altro proverbio molto simpatico. Vale quando un zoffero sparato, vedete che disprezzo, perché un zoffero sparato per giunta è zero tagliato. Ancora ancora un zoffero, prima era domallo, può fare danno, può fare tutte cose, può valere di più, ma un zoffero sparato non male, proprio, proprio, niente completamente. E ta pietra, e sa muccia la mano. Il disprezzo, perché tu sei tu che hai detto sta la pietra, però poi ti tira la mano per non andare a capire, no io sogno tutto a posto. A che mangi pane scottato? Chiedo scottaste Peppino, quando danno mi faceste chisto, chisto e chisto, tu mangi pane scordato. Iave ne facci nica nica, io culo quanto una maida. Per dire una persona sgraziata, proprio senza amore. E ci scipoto di una borraccia e fantaria. E non è cruro, come fino a ci San Giovanni. Pane duro, ecco dietro che non taglia. E ci ho disprezzo questo. Se il pane è duro, ecco dietro che non taglia, ha voglia di tagliare, niente ce ne esce. Ora, si occupano pure i proverbi della distrazione, uno che tanticcia così, distratto. Cercavo cecco, cercavo, non ne se io, e c'era a cavallo. Ma che sì, ma proprio sì, fuori testa, se si è a cavallo. Chi è inutile che ci parla, Torino,
mancia pane scordato, come nel senso che non si arrivarda niente, mancia pane scordato. A proposito anche del dolore, i rosi carono, ma riescono le spine, i rosi spambano, carano, ma se tu stringi ti fa male, perché riescono le spine. Ivi a tavola e non mangiare, ivi a lieto e non dormire, aspettare e non venire, sono pene rimorire. Qua giutte fele, non puoi spotare mele, certo. Se io mangio fele, aiuto, fele, dentro lo stomaco c'hai fele, o mele resta una boccia. Quindi se aiuto fele, non posso mangiare e sputare mele. Tante pizziconeta, piano piano, tante pizziconeta, il dolore fanno la carne nivera. Dopo ogni cento viene lo canto, ed è vero. Dopo, anche ci sono disgrazie, cose molte volte, c'è sempre poi un po' il sorriso, perché è la vita che porta a questo. E abbiamo concluso anche il nostro intervento con i proverbi. Ora andiamo velocemente verso la conclusione della puntata con le ultime due poesie. Una dallo stesso titolo è molto molto significativa. Richido, ci dicono alla ragazza a picciotta. Richido che ti vanta, stai attento, piglia buono solo l'uno piccetto, solo l'uno piccetto, sempre l'amico Pippo che mi accompagna. Non ti ammosciare mai troppo contenta, di cui ti porta in cielo coparrare, carura quanto una folata di vento, e ti consiglio non ti impressionare, su come certi monici ricommiento, predicatori del verbo amare, e poi a telegiornale non hanno sento di tutti i fitenzie che sanno fare. E meglio caretia fa sparramento, carita almeno sai che ti puoi guardare, perché cospisso usa stricamento, a convenienza t'abbandona a mare. Richido che t'avanta e t'avanta e t'avanta, stai attento, ruffianamente non te ne mangiare, piglia per buono solo l'uno per cento, che un resto è solo sciauro rimare. Ecco, dal consiglio anche a poesia, il poeta che ha scritto questa bella poesia. Ora concludiamo con una poesia che a dir poco è emozionante. Io che l'ho letta, l'ho ripassata per fare il programma, anche che facevo le prove per conto mio, mi emozionava, perché parla di una lettera di un figlio diciottenne morto che scrive alla madre. Guardate che bello. Pippo per questo ci ha preparato un brano bellissimo. Madre mia, madre mia, ma non lo sente lo sciuscio reale tuo reviento, da luce rincia la tua mente che ti chiama ogni momento, un raggio che scinnere le tette, che accarizza le tue capite, che ti sfiora le rosse fossette e teruna scrosciose vasatene. Non la vire in cielo da stida, lussuosa, lucente, risplendente, bibirettiata come una faida, che te ripete sempre e te ripete sempre, cara mammuzza, vai avanti. E quando tu, dalle tue silenzi, ti danno tutta per la mia spartenza, giuri le papareve e ne pienso, l'assenza addiventa presenza. Ogni sera io prima che mi ritiro mi faccio una passeata solo solo, che talio imbriaco relutore sospiro e poi mi comporto e mi consuolo. Madre, io
non mi dai aiuto, sogno qua, dall'auto a banda, e non voglio essere gianciuto, risio solo a ninna nanna. E ora rittallo sto neverome, mammo, mettete la vestina tutta colorata, vieni qua, onne finisce lo ciume, e da acqua diventa salata. A mano manca c'è lo scuoglio e proprio sotto un funno allo mare una rutta verdusa come l'uoglio. L'unne sempre continua a suonare. Usaccio, avia 18 anni da giornata rama spartenza e ormai sogno assai giurrani e te la domando in conferenza. Vieni con papà, con clarinetto, eppure manne marofrate. Io scrissi parole e note e musica per quartetto. Cantammela tu, mamma, la ninna nanna. E poi custodisco st'auto ricordo da non unire la memoria. Gesto d'amore che io non mi scuoio. La nuova pagina, la nostra storia. Questo è l'anonimo ingegnere che ha scritto questa poesia, che è a dir poco stupenda, grazie a questo anonimo ingegnere. Bene, e siamo arrivati al brano finale, che questa volta è Pippo Geruto, si è impegnato tantissimo a comporre una bellissima melodia dal titolo Cuore Allegro, che solo lui sa fare. A voi Pippo Geruto con la musica Cuore Allegro, e poi passiamo ai saluti.
Pappuzzo, niente, non dico niente perché a ciò veramente ci sono elogi a non venire perché ve lo meritate, tu, Angelo, Ciccio, tutto. Grazie sempre Pippo. E siamo arrivati alla fine della quinta puntata della terza serie, quindi a metà strada della terza serie, e vediamo appuntamento senz'altro per la sesta puntata con, come ho detto più volte, cose totalmente nuove, poesie nuove, espressione del passato nuove, proverbi nuove, musica nuova, tutto nuovo. Allora, allargo Pippo, se che mi metto ciò lontano, fa male solo da un quadro, ah, a meno Puzzo mi fa abbracciare a tutta, a posto. Paro Cristo, un po' più duosso. Abbraccio a tutti, veramente, caramente, vi voglio bene a tutti e vi ringrazio sempre del vostro affetto. Alla prossima puntata per la sesta puntata. A voi la sigla finale.